Con tutti voi. Cristo, figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità tutti i suoi figli dispersi. Nell'apertura di nuove vie di comunicazione e nell'allestimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere i paesi divisi dalle catene montuose, dalle grandi acque, contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici, gli operai, che hanno progettato e realizzato queste macchine per il trasporto e quanti soprattutto ne beneficeranno. Ripetiamo insieme, guida i nostri passi, o Signore, guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che sostenuti dalla tua continua e gli esaldati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi, in mezzo alle acque tempestose del mondo. Preghiamo. Signore, che ti sei fatto compagno di viaggio sulla strada di Emmaus, sostieni nel cammino tutti noi e reviva il nostro cuore con la tua parola. Preghiamo. Guida i nostri passi, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. I percorsi di lavoro operano sempre con perizia e con prudenza, per la sicurezza e raviva
Signore vi guidi in tutti i vostri spostamenti e in tutti i vostri percorsi a servizio della famiglia umana, e disponga per voi opere e giorni di pace. Amen. E su tutti voi qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente e con voi rimanga sempre. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore sia la guida e disponga opere e giorni di pace per tutti. Amen. Una scelta fatta per il bene comune, e questa scelta ovviamente qualifica voi e qualifica soprattutto chi riceve il vostro servizio. Per questo vi siamo grati, vi ringraziamo per quello che avete fatto e soprattutto per quello che farete. Non si fermi mai la vostra fantasia, non si fermi mai la vostra intelligenza, ma soprattutto non si fermi mai il vostro entusiasmo e il vostro cuore. Pensate sempre in grande. Muovetevi sulla strada. Grazie a tutti voi. Grazie del Salvatore per le parole che dicevi. Nella lettura dei pochi versi della Bibbia c'era anche il significato di quello che noi oggi come amministrazione, per la quale ringrazio l'assessore dei servizi sociali in particolar modo, ma insieme all'azienda, abbiamo voluto proporre quest'altro servizio per la città. Io devo ringraziare, accanto alla protezione civile che ha già fatto, tutti gli imprenditori magliesi, il tessuto produttivo, i professionisti, coloro che operano su Maglie e magliesi non sono, e che per la loro contribuzione. Senza di loro non avremmo potuto dare questo servizio aggiuntivo. Ecco perché oggi è una giornata particolare, perché mettiamo a disposizione del prossimo, quindi dei sofferenti, di coloro che ne hanno bisogno, un servizio gratuito, e che speriamo che questo mezzo sia mantenuto nel miglior modo possibile anche da chi lo utilizza. Per questo ringraziamo sì la Protezione Civile, e siamo naturalmente accanto alla Protezione Civile, agli imprenditori, a tutti coloro che hanno consentito questo servizio per portarlo avanti nel miglior modo possibile. Grazie e buona serata. Allora, buonasera a tutti, grazie Don Salvatore, Sindaco, Assessore Palma Cotoni, accanto a me. Noi abbiamo voluto da un anno a questa parte poter soddisfare tutte quelle esigenze che ci venivano presentate dagli uffici, e gli uffici erano appunto quelli dei servizi sociali, dove effettivamente il bisognoso, la persona, la fascia debole cosiddetta, ma chi deve essere assistito sotto tutti i punti di vista, richiedeva il servizio, richiedeva l'assistenza, richiedeva a noi quello che effettivamente non riuscivamo ancora a dare, a soddisfare. Quindi le famiglie in questo senso si devono sentire supportate, e nel caso in cui appunto giungano richieste di questo tipo. Noi riusciremo a farlo grazie all'aiuto delle protezioni civili, ma grazie soprattutto al sostegno dei numerosi sponsor che vedo qui presenti e che ringrazio di cuore, quindi per la loro generosità, magnanimità e solidarietà. E da questo punto di vista un grande abbraccio, naturalmente, vi verrà ovviamente riconosciuto un saluto in particolare alla Global Mobility System nella persona del dottor Paitoni, che magari poi inviterò qui ad estendere un saluto a tutti quanti presenti. E ora passo la parola all'assessore alle politiche produttive. Scusate. Un saluto ancora a tutti quanti e un grazie dal profondo del cuore. Grazie, un saluto a tutti voi. Il mio Non voglio deviarvi, quindi oltre che a ringraziare tutte le attività produttive che hanno ovviamente contribuito alla buona riuscita della manifestazione, quindi all'acquisto di questo mezzo che, come diceva l'assessore Maggiorano, ci auguriamo di riuscire a gestire al meglio e di poter dare quel servizio ai cittadini magliesi bisognosi fino ad oggi carente. Il mio è soprattutto deve essere da sprono a tutte le attività produttive per cercare di contribuire all'amministrazione, perché ormai il partenariato pubblico-privato è indispensabile. I fondi per l'amministrazione sono sempre più carenti. La dice lì il sindaco, che si sente sempre,
ma noi paghiamo tante tasse, perché non riuscite a gestire al meglio questi nostri soldi? Purtroppo bisogna essere chiari, quasi tutti i fondi che i cittadini versano non entrano nelle tasche comunali, e lo Stato comunque a prendere questi soldi, e solo una parte a riversarla al comune. Spese purtroppo ce ne sono tante, ormai per tutte le manifestazioni, per tutte le opere, per tutto ciò che è impresa, è fondamentale che ci sia questo partenariato pubblico-privato. È per questo che noi continuiamo a ringraziare tutti voi. E un esempio per tutti: anche quest'anno l'albero di Natale verrà sponsorizzato da imprenditori privati. Questo perché è stata fatta una manifestazione di interesse al fine di sponsorizzare l'albero e le luminarie, perché ormai, ripeto, è fondamentale che ci sia questa collaborazione con gli imprenditori locali. Per questo vi ringraziamo e ci auguriamo di poter rendere un ottimo servizio alla comunità magliese. Grazie a voi. Buonasera, io vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, il signor sindaco, gli assessori, gli amministratori, tutti i servizi sociali, perché questa sera noi festeggiamo, come diceva l'assessore, una serata di solidarietà. Questo rappresenta la sensibilità del territorio verso le persone più in difficoltà. E secondo me questa sera bisogna dire veramente un grazie a tutti coloro che hanno aderito a questo progetto Noi con Voi, che significa noi che possiamo, diamo una mano a chi ha più bisogno di noi. E come azienda abbiamo voluto unire all'automezzo un sanificatore che verrà consegnato domani o dopo. È un sanificatore ad ozono che in questo momento abbiamo voluto unire al progetto per dare sicurezza a chi viene trasportato, cioè sanificare i mezzi di trasporto che in questo momento particolare della nostra bella Italia siamo particolarmente colpiti, e sicuramente i trasporti sono uno dei punti più deboli che oggi abbiamo, e con questo sanificatore noi intendiamo dare una prevenzione verso questa diffusione. Quindi prego vivamente chi utilizzerà questo mezzo, ogni volta che fate un trasporto ci vogliono un quarto d'ora a sanificarlo. Quindi diamo una mano a questa nostra comunità a cercare di uscire il più in fretta possibile da questa situazione. Io vorrei in particolare ringraziare di nuovo l'amministrazione, ma soprattutto tutti coloro che attraverso la loro sensibilità hanno voluto contribuire a realizzare questo progetto. Grazie. Era doveroso per me ringraziare veramente l'amministrazione per la sensibilità con cui ha accolto il progetto. Con la mia collega abbiamo iniziato a lavorare con mano, e con tutti gli altri colleghi che si adoperano ogni giorno a fare il meglio, non solo a Maglie, come abbiamo già fatto, ma su tutto il territorio nazionale. Grazie a voi.